Amiche ed amici, siete su Eboli in pillole, dosaggio settimanale. Dovevano iniziare il 20 ottobre scorso i lavori per il centro polifunzionale, meglio conosciuto come Casa del Pellegrino, nei pressi del Santuario dei Santi Cosma e Damiano ad Eboli, ma c'è stata una brusca frenata ed una falsa partenza. Problemi sulla regolarità della gara d'appalto. Ha presentato infatti ricorso la ditta Falcone Pasquale SRL, che contesta il metodo di attribuzione del punteggio che ha concesso l'appalto alla Tecno Building. Tutto fermo dunque per il piacere dell'Arco dei 13, da sempre contrario alla realizzazione di quest'opera. È una buona notizia, mercoledì scorso è iniziata a cura della provincia la rimozione delle ecoballe dal depuratore in località Coda di Volpe. La presenza sospetta di percolato e di acqua renderà l'operazione particolarmente complessa, ma la cosa nel corso di quest'anno aveva già creato delle polemiche e delle rimostranze da parte dei cittadini e del locale comitato di quartiere. Le ecoballe vennero depositate durante la famosa emergenza rifiuti di bassolignana memoria e sono rimaste lì dal 2008 a fermentare a danno della salute dei cittadini e dell'ambiente. Arriva ad Eboli il laser Revolix Duo, un nuovo strumento per intervenire sulla ipertrofia prostatica senza bisturi. Con questa nuova tecnica si ridurranno le degenze ed i tempi di recupero post-operatorio. Si conferma dunque reparto di eccellenza quello di urologia ad Eboli e con l'arrivo di questo strumento si potrà effettuare una programmazione autonoma. Si prospetta dunque più nitidamente quella che sarà la sanità nella Piana del Sele, la fusione fra i due nosocomi di Battipaglia e di Eboli, con il primo che diventerà presidio sanitario delle urgenze ed emergenze ed Eboli che punterà sulle sue eccellenze. La politica adesso. I seguaci dell'ex sindaco Melchionda avrebbero raggiunto il segretario provinciale del PD Landolfi per chiedere l'espulsione dal partito dell'ex presidente del Consiglio Comunale Luca Sgroia, reo insieme ad altri iscritti di avere sfiduciato l'ex sindaco. È difficile che il Partito Democratico possa uscire con una candidatura unitaria a primo cittadino e si va in direzione di primarie di coalizione. Tra i melchiondiani resta al primo posto la nomination a candidato sindaco di Cosimo Cicia, ex vice sindaco, mentre Luca Sgroia con Eboli Libera avrebbe avviato colloqui sia con Vincenzo Caputo, altro candidato a sindaco con il sostegno di Italia dei Valori, ma anche con i comunisti di Gerardo Rosania, il quale a sua volta starebbe facendo scouting all'interno di Sinistra Ecologia e Libertà, che per domenica 26 organizza un dibattito pubblico in Piazza della Repubblica alle 11:30 sulla coalizione per i diritti e per il lavoro. I liberi e riformisti del PD infine terranno una due giorni di dibattito dal titolo Riprendiamoci il futuro partendo dai saperi e dalla vita vissuta presso l'auditorium della scuola Vincenzo Giudice. Il centrodestra, l'ex consigliere di Forza Italia Damiano Cardiello non ha ottenuto la maggioranza assoluta del direttivo del suo partito sulla sua candidatura a sindaco. Altri tre candidati messi insieme raccolgono infatti più dei suoi voti e forte è stata la parte che sostiene Massimo Cariello con il nuovo PSI. Aggiungiamo inoltre che ben il 90% dell'organo dirigente del partito era stato nominato dal padre di Damiano Cardiello, il senatore Franco Cardiello. Qualora la segreteria provinciale del partito dovesse prendere una decisione diversa, molti membri del circolo si metterebbero da parte.
La scelta non è stata indolore e le tensioni rimangono alte. Intanto la Casa delle Idee renderà ufficiale la candidatura di Cariello a sindaco l'8 novembre prossimo. E chiudiamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello ha tolto l'ergastolo a Mario De Pasquale, convertendo la pena in primo grado a 25 anni, escludendo la premeditazione e le aggravanti. Mario De Pasquale uccise 2 anni fa Maria Ricci nel centro storico al vicolo San Lorenzo per futili motivi. La vittima ed il marito si sarebbero impicciati degli affari privati del colpevole. È tutto, arrivederci, alla prossima.